Ciao a tutti, io sono Davide, benvenuto al mio canale. Siamo nell'angolo del pit stop. Oggi parleremo di Formula 1, del Gran Premio d'Olanda. Andremo nella casa del re, perché in questo momento in Formula 1 c'è un re, e questo re ha nome Max Verstappen. Lo scorso anno dal Gran Premio d'Olanda è cominciata la rivoluzione. Il ribelle Verstappen ha cercato di far saltare il tiranno Hamilton dal suo trono. La guerra, la rivolta, la rivoluzione è finita ad Abu Dhabi quando il giovane ribelle detronizza il re dei re, decapita il re dei re Hamilton e si siede sul trono, si prende la corona e se la mette in testa. Oggi in Formula 1 c'è un nuovo re e si va a casa del re. Qualcuno rovinerà la festa al re? Visto il Gran Premio di Belgio, questo non mi sembra, perché nel Gran Premio di Belgio Verstappen non ha dominato, non ha vinto, ha stravinto, ha dominato. Poco però un extraterrestre è sceso dalla sua navicella e si è messo una nuova navicella e ha vinto. Però il punto è questo: è stato Verstappen o la Red Bull è troppo forte? Perché Perez non è che ha fatto. Era più veloce degli altri, però non era così dominante come Verstappen. Tutti dicono che quel che ha fatto in più è tutto opera di Verstappen. Il problema è questo: a casa sua qualcuno rovinerà la festa, sarà Leclerc, sarà Sainz, sarà il suo rivale storico, il suo rivale eterno, Hamilton. In un'intervista di poco tempo fa, di qualche giorno fa, Verstappen ha detto che con Hamilton era una sfida generazionale, cioè c'era più odio, come ha voluto capire lui. Perché fra Hamilton e Verstappen c'era odio. Le 7 settimane erano 7 settimane di circostanza, gli abbracci erano abbracci di circostanza. Sappiamo tutto cosa ha fatto a Monza Verstappen. Hamilton sta superando, avrebbe vinto quel Gran Premio di Monza tranquillamente, lui l'ha buttato fuori. Lui l'ha buttato fuori. Molti dicono che è maturato. Non si sa, non si sa. Secondo me è ancora presto per dire se Verstappen è maturato. Anche che con Leclerc è un'altra sfida diversa, perché hanno la stessa età, sono cresciuti diversamente. Però anche è vero che Leclerc non è stato mai il suo competitor. Non è stato mai a lottare punto per il mondiale. Vedremo quando Leclerc riuscirà a combattere punto per punto sul mondiale, quando il muretto Ferrari farà qualcosa di geniale, qualcosa di semplice, il lavoro suo. Non dovrebbe fare qualcosa di geniale, si dovrebbe inventare, dovrebbe fare il suo lavoro, vedere gli schemi, vedere le statistiche e fare il suo lavoro, no come in Ungheria, non come in Belgio, gli ultimi 2 giri ridicoli, gli ultimi 2 giri ridicoli. Non riesce a fare il calcolo che Alonso ti è sotto, non lo riesce a fare? L'hanno fatto tutti, lo hanno fatto tutti, tu non lo riesci a fare, no, va bene, tu un ingegnere Ferrari strapagato, fatto, non ti riesce a fare il calcolo, poi non hai preso il giro veloce e hai preso la penalizzazione, da qui sei arrivato a testa, bravo. Leclerc ha fatto pure il suo errore, questo fuori di dubbio, però questo povero Cristo viene sempre dal muretto, viene sempre incolpato qualcosa dal muretto, fa altre cose, che dire, che dire. Qualcuno torna a dire, rovinerà la festa a Verstappen a casa sua? Vi immaginate che sarà Perez? Vi immaginate che sarà Perez? Sarebbe il colmo, perché ormai questi due nella scuderia non si odiano, si odiano. Quei due nella scuderia si odiano quando a Barcellona il muretto gli ha obbligato a Perez a farsi superare. Ma tu sai che sta dominando tutto quanto, non lo fa vincere a Perez. Il mondiale pilota ormai è stravinto da Verstappen, a 98 punti da distacco da Leclerc. Voi mi dite, però il secondo è Perez, ma secondo voi ci prendiamo in giro? Il muretto Red Bull farebbe mai vincere Perez in mondiale? No, lo sfidante è sempre Leclerc. Il mondiale costruttori c'è 118 punti di stacco fra Red Bull e Ferrari. Se si sveglia, quella ancora si può lottare. Se si sveglia, io avevo detto che dal Belgio poi volevo solo vittoria, e in Belgio è successo una catastrofe per Ferrari, è successo un errore uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Poi anche vero, sperando, una cosa voglio dire, sperando solo di una cosa, che la famosa nuvoletta dei fantozzi su Leclerc sparisca, perché prima una cosa, poi addirittura
quella plastichina della visiera va nel raffreddamento dei freni. Non vedi fantozzi, ma su questa app ha 98 punti di stacco. O meno arriviamo a Abu Dhabi come lo scorso anno in mondiale. Una bella nuvoletta. Fu Verstappen, fallo ritirare due gran premi, fai vincere la Ferrari due gran premi e riapriamo un mondiale. Oltre però tutti gli scherzi, oltre tutti gli scherzi. Questa è una pista che può essere favorevole alla Ferrari. È una pista favorevole alla Ferrari, ma è anche casa di Verstappen. Abbiamo quel muro arancione. Verstappen vuole scontentare quel muro. Vuole scontentare quel muro. Perché qui il filo è sottile. Se tu rischi, tu per vincere il Gran Premio vai a rischiare un sorpasso e vai fuori, che rischi? Il Gran Premio o il Mondiale? Perché se tu esci oggi, si può rompere pure qualcosa, la tua convinzione, la tua fiducia, si può pure inclinare. Tu che vuoi fare? Questa è la maturità di Verstappen. Io ora lo voglio vedere. Se lui si accontenta di vincere, perché se lui parte subito, prima non lo raggiunge. Però se lui deve combattere e rischiare anche di uscire, cosa fa? Si accontenta di un piazzamento o vuole a tutti i costi la vittoria in Olanda a casa sua? Perché parliamoci chiaro, questo Gran Premio è stato messo nel mondiale di Formula 1 perché c'è Verstappen. Oltre ai soldi che danno gli olandesi, però se non c'era Verstappen, gli olandesi non avrebbero messo tutti questi soldi per il Gran Premio d'Olanda. Essendo che c'è Verstappen, essendo che c'è casa sua, cosa vuole fare Verstappen? Il re festeggerà a casa sua? O qualcuno gli rovinerà la festa al re? Non lo so. Oggi cominciano le prove libere. Domani le qualificazioni, sabato il Gran Premio. Ricordiamo che c'è anche il Gran Premio di MotoGP in Italia, a San Marino. E che dire, un super weekend di motori. Sperando che la Ferrari riesca a vincere e sperando che il muretto Ferrari faccia il suo lavoro, cioè il lavoro suo, fare strategie giuste, non inventarsi altro tipo di strategie. Strategie giuste. Ormai il mondiale è perso. Non mi interessa più se vince Leclerc o Sainz. Basta che vince la Ferrari a questo punto. Basta che mi mettete una macchina della Ferrari nella prima posizione, perché vogliamo almeno il mondiale costruttore. Leclerc gli avete rovinato un mondiale. Errore Gran Premio dopo Gran Premio. Ora riusciamo a mettere o Sainz o Leclerc primo? Questo è fondamentale. Riusciamo a mettere Sainz o Leclerc primo? Perché il mondiale costruttore c'è 118 punti di stacco. Però parliamoci chiaro, ci sono due vetture, 118 punti con due vetture si possono recuperare abbastanza facilmente. Basta avere fidabilità, basta fare il suo lavoro, basta che la Ferrari torna e se la Ferrari è i primi 4 Gran Premi. Perché io non posso concepire che nei primi 4 Gran Premi abbiamo dominato, abbiamo giocato, abbiamo lavorato di squadra e dopo abbiamo tutte a facce dei costumi. Non lo posso concepire. Se vi è piaciuto mettete mi piace, andate al mio canale, iscrivetevi, andate sulla campanella per essere aggiornati su tutti i video che usciranno. Domani non so se riuscirò a fare il video sulle qualifiche, però vi tenderò aggiornati sul nostro canale Instagram The One TV. Prossimamente apriremo una pagina di Facebook, perché domani farò le partite della Juve, l'inizio, il video a caldo, l'inizio del derby. Non so se riuscirò a fare il video delle qualifiche, però tutte le qualifiche, tutti gli aggiornamenti, tutte le classifiche delle qualifiche saranno sulla nostra pagina Instagram The One TV. Se vi è piaciuto mettete mi piace. Io sono Davide, questo è l'angolo del pit stop. Alla prossima, ciao.